sono qui a parlare delle attività che si svolgeranno sabato 7 ottobre. In piazza, nella piazza del comune, dove ci saranno gli espositori, ci saranno i mercatini degli hobbisti e gli espositori produttori agricoli locali. Da qui partiranno anche delle visite guidate, visite ai palazzi nobiliari di Gandino ed altre bellezze del territorio, nonché ci sarà la possibilità anche di andare a visitare il famoso Museo della Basilica con visite guidate all'interno. Pomeriggio alle 16:30 ci ritroveremo di nuovo in piazza, dove si svolgerà la tipica scartocciatura delle pannocchie. La tradizionale scartocciatura è un punto di ritrovo di tutti i bambini delle scuole e in questa occasione ci sarà merenda per tutti con prodotti caratteristici a base di mais. Questa sera avremo come ospite l'artista Giovari, è un giovane torinese cantautore del 94, si esibirà al Palazzo Testa, in questo magnifico contesto storico e affascinante. Questo ragazzo è un giovane cantautore emergente che ha vinto diversi premi, ha partecipato a diversi concorsi, ha un curriculum artistico veramente importante e quindi abbiamo tutti l'interesse e la curiosità di sentirlo cantare, esibirsi. Poi ci spostiamo dal Palazzo Testa allo spazio giovane e dinamico urbano, all'Urban Space, dove si esibiranno i DJ locali, DJ Generazione Z. Passiamo dai Remember Studio, Radio Studio 2001, che si sono esibiti lo scorso sabato, alla Next Generation. Questi DJ nuovi, locali, faranno una maratona che proporranno musica giovane, ma che sicuramente coinvolgerà tutte le generazioni. Sarà un po' come un passaggio di testimoni dagli adulti ai giovani, generazioni un po' vecchie alle generazioni nuove. E lì ci sarà davvero da scatenarsi.